il paziente per Cristiano ha poche terapie valide per recuperare i suoi sintomi motori. Sono sicuramente i farmaci, ma che hanno grossi effetti collaterali, e io penso che la neurostimolazione periferica sia una via assolutamente innovativa e risolutiva, soprattutto del fenomeno del freezing e quindi del recupero del cammino con equilibrio. Questa neurostimolazione periferica fatta 2 volte alla settimana e che fa recuperare velocemente il cammino e superare il fenomeno del freezing, io penso che sia una delle ottime e innovative soluzioni per un malato di Parkinson.